Allora, cari amici, parliamo oggi delle elezioni del 25 settembre. Le elezioni del 25 settembre mettono in competizione praticamente due schieramenti, uno molto potente, quello attualmente in Parlamento, fatto dal PD, dalla Lega, 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Perché dico che è uno schieramento? Perché sono tutti partiti neoliberisti, nemici del popolo e della Costituzione. Potremmo dire, con un linguaggio più forte, che sono dei criminali di guerra. Infatti, in guerra ci hanno portato e in guerra ci porteranno sempre, perché i neoliberisti sono anche guerrafondai. Parleremo, per chi non ne sa nulla, di che cosa sono i neoliberisti. I neoliberisti sono coloro che cercano di affossare la nostra Costituzione. Costituzione che nel periodo del 48, al fine della morte di Moro, ci ha portato a passare da essere la quarta, dalla una paese in via di sviluppo come la Tunisia, alla quarta potenza economica mondiale. Quindi la nostra Costituzione è la bandiera sotto la quale dovremmo tutti riunirci, ma questi signori non si riuniscono intorno alla Costituzione, bensì nel suo opposto. Cioè esiste, poi vi parlerò di una Costituzione neoliberista che è esattamente l'opposto di quella italiana. Costituzione che non è vigente come carta formale, ma lo è dal punto di vista sostanziale. Allora, questo schieramento, questo è uno degli schieramenti. L'altro sono tutti i partiti che avevano fatto resistenza contro il neoliberismo e sono quindi tutti i partiti che in un modo o nell'altro vorrebbero attuare la Costituzione. Adesso sono riuniti in gran parte sotto una unica coalizione che si chiama Italia Sovrana e Popolare. Prima si chiamava, il loro nome era Uniti per la Costituzione, ma l'hanno cambiato. Tra questi partiti ci sono tutti piuttosto piccoli che non sono ancora andati in Parlamento, quello che conosco meglio è ancora Italia, ma ce ne sono tanti altri. Allora, il problema di questi partiti è che possono essere in parte confusi. Però, a differenza di questi altri che sono dei criminali e non ci sono dubbi, questi almeno stanno dalla parte giusta. Confusi perché vi dirò cosa. Dunque, in questi partiti purtroppo manca ancora la sottolineatura di ciò che la Costituzione ritiene più importante, cioè il pieno sviluppo della persona umana. All'articolo 3 la nostra Costituzione parla di questo tema, pieno sviluppo della persona umana, cioè pieno sviluppo della coscienza etica o pieno sviluppo della capacità di amare, che in altri termini si dice anche coscienza cristica, senza la quale la Costituzione non può essere attuata. E in questo frangente particolare, che cosa che è difficile ottenere? Ottenere l'accordo, perché senza pieno sviluppo della persona umana, le persone, anche quelle che hanno migliori intenzioni, purtroppo sono ancora ancorate a strutture di personalità egocentriche e narcisiste. Allora, come vi accennavo poco sopra, l'articolo 3, secondo comma della Costituzione, è la norma più innovativa della Carta Costituzionale. In essa, il pieno sviluppo della persona umana è posto come premessa della democrazia costituzionale, che è la più avanzata al mondo, che è l'unica vera democrazia, l'unica vera forma di democrazia sostanziale. Adesso vi recito l'articolo 3, secondo comma, così per chi non lo ricorda capirà di cosa sto parlando. Dice l'articolo: la Repubblica, il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, impedendo di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi si tratta di rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale. Che significa? Quelli economici è semplice capire, quelli sociali è un pochino più difficile. E comunque, quelli economici vuol dire che non bisogna più vivere nella povertà. Noi siamo un paese ricco e non ci vede proprio ragione per cui dobbiamo ancora temere la povertà. Poi vi dirò perché sulla povertà oggi ci siamo caduti di nuovo. Allora,
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Sociale vuol dire anche psicologico, quindi rimuovere gli ostacoli psichici che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E soltanto quando abbiamo potuto ottenere questo, quindi la liberazione personale dagli egocentrismi, dai narcisismi, dal dover primeggiare, dal dover competere con gli altri, che questo non riguarda determinati partiti, riguarda tutte le persone esistenti sulla Terra, i costituenti avevano ben capito che senza questo lavoro preliminare non si sarebbe potuta attuare la democrazia costituzionale. Democrazia che effettivamente è sostanziale, cioè in cui tutti hanno, possono, appunto, tutti i lavoratori possono partecipare, sono in grado di partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Quindi essere veramente contare, essere la politica deve tener conto di ciò che dice il popolo, che è ovvio, no? Politica cosa vuol dire? Politica è l'arte del buon governo. Quindi l'arte del buon governo esterno, cioè del popolo e quindi del governo costituzionale, può esistere solo se c'è un buon governo interno, una buona politica interiore. Ecco. Ora, vi faccio vedere un'immagine che è questa. La mente di oggi è fatta così, freccette che vanno ognuna dalla sua parte. Siamo tutti frammentati e disgregati al nostro interno, ma anche a livello collettivo. È per questo che si formano partitini sempre più piccoli, tutti in competizione tra loro, salvo al momento elettorale in cui cercano di unirsi. Le possibilità di movimento che ha questa mente sono minime, potrà andare un po' più in qua, un po' più in su, un po' più in giù, ma sarà dentro una cornice che è sempre la stessa, cioè una cornice di frammentazione. Mentre invece noi abbiamo bisogno di una mente personale, ma poi anche collettiva, che si ispiri a quest'altro modello, in cui c'è l'io governo, c'è un io governo, mentre qui non c'è praticamente, perché sono tutti frammenti, tutte parti diverse, un io governo, che si ispira ai principi dell'anima, nel caso personale, e della Costituzione, anima del popolo italiano, nel caso collettivo, un governo che è in grado di ottenere la stima del popolo, interno alle persone o esterno al paese, perché si comporta in modo funzionale al benessere di tutto il popolo. Questo si chiama... Una persona che è costruita così si dice che è una persona integra. Lo stesso la politica deve essere integra, perché una politica di questo tipo non può funzionare se non una lotta di tutti contro tutti. C'è un'eccezione. Le élite sembrano ispirarsi a questo perché sono abbastanza unite le élite. Le élite funzionano così e infatti ottengono i loro risultati. I sistemi bancari, le multinazionali, sulla politica di fondo vanno d'accordo, magari sono in disaccordo su cose secondarie, ma sul fatto che devono opprimere i popoli non ci sono dubbi, sul fatto che devono, attraverso la loro propaganda continua, attraverso devono opprimere i popoli, non fargli capire nulla, non ci sono dubbi, non è che c'è una multinazionale che dice bisogna fare in modo che la gente capisca, ma assolutamente, la gente deve essere resa totalmente incapace di poter capire cos'è l'economia, cos'è il diritto, cos'è la finanza e come essi agiscono sul benessere personale e del popolo. Adesso vi farò capire, cercherò di farvi capire perché l'articolo 3, secondo comma, è il cuore della nostra Costituzione. Ho già detto che il pieno sviluppo della persona umana significa pieno sviluppo della coscienza etica e pieno sviluppo della capacità di amare, ovvero coscienza cristica. Per capire cos'è la coscienza cristica non occorre essere cristiani, basta capire questa altra frase che vi dico dopo. Amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Tenendo conto che chi ci dice questa frase, Gesù, aveva sviluppato la massima capacità di amare che è possibile su questa terra. Quindi fino al punto di accettare di essere sacrificato sulla croce pur di poter... bruciare il karma dell'umanità. Ecco, quindi
è il massimo di amore che si può dare. E allora, quali sono le conseguenze di questo tipo di amore? È che ogni momento, in ogni pensiero, in ogni azione, ci dobbiamo sempre chiedere, farci una domanda. Qual è il massimo bene comune che posso raggiungere con i miei pensieri e con le mie azioni? Ecco, capite bene che non è ciò che oggi guida la politica. Nemmeno all'interno del singolo partito, non è che ogni persona cerca di capire qual è il meglio possibile per tutti gli altri iscritti del partito, per tutti coloro che lo votano, ma addirittura non solo quello, ma anche il bene dei altri partiti. Questo sembra assurdo. Che vuol dire? Ma certo, perché secondo questa visione il partito o i partiti che otterranno la maggioranza non devono escludere la minoranza. La minoranza sta portando avanti istanze che sono utili per il Paese e quindi la maggioranza ha il compito semplicemente di portare avanti le istanze per le quali è votata e unirle in modo sinergico con le istanze portate da altri partiti che non hanno vinto. Quindi abbiamo una visione dei partiti nella Costituzione che è completamente diversa da quella attuale. L'attuale concezione è i partiti sono centri di affari. La politica non è più arte del buon governo, ma è l'arte di fare affari a prezzo basso. Allora, riprendo il discorso da qua, quindi da questa parte abbiamo i partiti che siedono in Parlamento e dall'altra abbiamo i partiti che ancora non ci siedono e che stanno facendo resistenza a questo modello. Il modello di tutti i partiti in Parlamento è il modello neoliberista. Naturalmente loro lo negano, ma è ovvio che lo negano, perché hanno bisogno di ottenere dei voti, quindi hanno bisogno di dire menzogne. E ne parliamo adesso. Allora, il partito, diciamo, i partiti in Parlamento, salvo eccezioni, ci sono dei parlamentari che stanno cercando di fare cose buone, ovviamente, alcuni parlamentari. Però di per sé i partiti che sempre risiedono da tempo, risiedono in Parlamento come il PD, Lega, 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia, sono tutti neoliberisti il loro modello fondamentalmente è questo, mettono al primo posto il capitale e all'ultimo il lavoro, cioè il lavoro deve essere al servizio del capitale. Che significa questo? Che i lavoratori possono anche diventare poveri, perdere il posto di lavoro. L'essenziale è che i capitalisti, cioè coloro che possiedono grosse somme di denaro, possono fare sempre maggiori profitti. Quindi è un modello fondato sul profitto e sulla speculazione. Per poter ottenere voti dal popolo è ovvio che i media, che chiamiamo anche media mainstream, devono utilizzare degli specialisti della menzogna e dell'ipnosi collettiva in modo che il popolo caschi nelle loro trappole, far credere vero ciò che è falso. Ecco, loro sono i nostri nemici, punto. Vediamo invece dall'altra parte i partiti più piccoli, quelli che, di cui vi ho accennato prima, ecco, sono radicati più o meno nella Costituzione. Magari più in una parte, più nell'altra, però tutti sono partiti che fanno resistenza al neoliberismo. E questi quindi il lavoro è al primo posto e il capitale deve essere al servizio del lavoro. Quindi, come si dice in Costituzione, ci deve essere la piena occupazione. Ma infatti il modello costituzionale è un modello, diciamo, il più avanzato che esista di economia al mondo, perché ha fatto una sintesi tra liberismo e socialismo, prendendo il meglio del liberismo e il meglio del socialismo. Il liberismo, cioè, ha preso quindi la libertà d'impresa, la possibilità di avere proprietà privata, cioè di fare impresa che non sia riservata allo Stato e avere anche una proprietà, ecco, che non sia riservata solo collettivamente. Del socialismo però hanno preso la funzione sociale, cioè tutti questi diritti, il diritto di libertà di impresa, il diritto di proprietà, ma poi in generale tutti i diritti costituzionali non sono fatti perché l'individuo possa difendersi dagli altri, gli altri cittadini, ma soprattutto sono fatti perché l'individuo impari a collaborare con gli altri cittadini.
perché tutto il progetto costituzionale si basa sul presupposto del pieno sviluppo della persona umana, e il pieno sviluppo della persona umana non è altro che il pieno sviluppo della capacità di amare e quindi di cercare in ogni pensiero e in ogni azione di fare il bene comune, il bene, il più ampio bene possibile per tutti. Okay? Quindi questo modello pone fine alla prevaricazione e alla sfruttamento economico del lavoro. Per poter arrivare a questo risultato è evidente che se qui ci sono degli specialisti della menzogna, qui ci vogliono degli specialisti contro la menzogna, e quindi devono essere specialisti della verità e del risveglio individuale e collettivo. Quindi per primi loro devono essere, aver già fatto un percorso di pieno sviluppo della persona umana e diventare quindi promotori a livello collettivo di questo sviluppo che è indispensabile. Ho detto che sono necessari degli specialisti della verità e del risveglio individuale e collettivo. E questi specialisti devono essere intellettuali capaci di parlare di economia, di finanza, di politica, di diritto, di medicina. Quindi devono essere intellettuali che, oltre a conoscere, e degli esperti che oltre a conoscere la loro materia, il loro campo di specializzazione, sono anche, hanno fatto anche un percorso di risveglio personale. Unendosi questi intellettuali insieme, possono cominciare a parlare con una voce collettiva, unitaria. Perché se un gruppo di intellettuali si riunisce in una stanza e gli stanno abbastanza tempo insieme e riusciranno ad avere il tempo di approfondire le diverse visioni, alla fine cercheranno quella sintesi che fa sì che si prenda il meglio della visione individuale di ciascuno, che è il metodo che hanno seguito i costituenti, che provenivano da ideologie diverse come i liberali, i socialisti, i comunisti, i democristiani, i quali però seduti nell'aula parlamentare sono riusciti a trovare una via che consentiva di ottenere la sintesi migliore che poi è diventata la nostra Costituzione, la carta costituzionale è probabilmente la più bella del mondo e quella che ha aperto la strada anche alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Universale dei Diritti dell'Uomo della fine del 48, mentre la Costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio del 48. E poi occorre anche unire le TV libere, in modo che le TV libere non fanno ognuno il suo programma, ma almeno in certi settori danno voce a questa voce unitaria degli intellettuali. Così, unendo gli intellettuali, unendo le TV, una parte più grossa del popolo può essere in contatto con la verità. E questa è l'unica strada che si può intravedere. Ecco, tu mi dici, volevi fare una domanda a proposito? Sì, sì. Mauro, io sì. Vorrei sapere oggi, sì. Oggi quali sono le qualità che dovrebbero avere degli intellettuali per poter raggiungere questo obiettivo? Per raggiungere l'obiettivo di... Sì, mi stai dicendo unità. Che caratteristiche insomma devono avere, sì. Insomma, intellettuali che siano economisti, che siano giuristi, sì, che siano filosofi, medici, non importa. Sì. E beh, qui parlerò di una cosa che effettivamente non se ne parla mai, si dà per scontato che un intellettuale, una volta che ha la sua specializzazione, è in grado di muoversi bene intellettualmente, sia un intellettuale. Ma noi, dal nostro punto di vista, questo non basta, perché abbiamo bisogno di un intellettuale che si prenda a cura i problemi del popolo. E quindi non sia più un intellettuale che si pone in questa posizione. Intellettuale, e questo è il popolo. Il popolo. E perché questi intellettuali qua, in realtà, parlano spesso un linguaggio troppo difficile per farsi capire dal popolo. E quindi, in realtà, parlano tra di loro. E quindi non hanno quell'effetto di rivelatori della verità, di svelatori della verità e di capacità di risveglio collettivo. E allora, se mi fai questa domanda, ti rispondo in questo modo, in base alle ultime riflessioni. Gli intellettuali devono essere capaci di prendersi cura del popolo. Ecco, quindi devono essere in questo senso terapeuti. Terapeuta vuol dire curare. Terapeuta è colui che si prende cura. Devono essere terapeuti, si devono prendere cura, devono porsi questa domanda: che cos'è che posso dire che è più utile affinché il popolo stia meglio, guarisca da quale? Dalla sua malattia. Qual è la sua malattia?
provate a dire, è l'ignoranza. Perché ignorante? Perché, non perché non ha studiato, eccetera, ma perché è reso ignorante dai media neoliberisti che vogliono che sia ignorante, che vogliono che sia incapace di capire un accidente. Perché soltanto persone che non capiscono la situazione possono continuare a dare fiducia a un governo Draghi o ai governi che ci sono stati prima, che sono governi tutti neoliberisti. Tutti i governi che hanno portato l'Italia da essere un paese la quarta potenza mondiale, siamo diventati un paese che ha perduto gran parte delle sue ricchezze. Intanto tutte le ricchezze, tutte le grandi imprese pubbliche sono state privatizzate, svendute da Draghi e da altri come Amato e così via. Ma poi adesso ci si appresta a svendere tutte anche le ricchezze private, perché portando la popolazione ad essere sempre più povera, le persone devono svendere la casa, devono svendere i loro averi. Ecco. Parleremo poi di che cosa che si potrà fare al posto di questo orrore. Dunque. Quindi la cura vuol dire curare la formazione del popolo italiano, questa è la vera cura. Poi si devono prendere cura del popolo come dei genitori, cioè amare il popolo, avere cura, nel senso che essere affettuosi. Cioè un intellettuale non può presentarsi lì orgoglioso perché sa delle cose, ma lì sta parlando con delle persone che stanno morendo di fame, stanno morendo di sé, stanno morendo nel loro lavoro, nelle loro piccole imprese, quindi ci vuole una capacità affettiva di parlare ad altri. Poi bisogna essere educatori, cioè bisogna saper anche dare dei valori, dei valori fondamentali, e questi gli intellettuali che sono competenti lo sanno dove li trovano questi valori, sono tutti scritti in Costituzione, ci sono tutti, non è che bisogna inventarseli, si deve educare ai valori costituzionali, così come aveva detto Aldo Moro nel 47 nel suo ordine del giorno che fu approvata all'unanimità, in cui si diceva che le scuole di ogni ordine e grado devono insegnare i valori costituzionali, altrimenti la democrazia costituzionale, cioè l'intero impianto costituzionale, non si potrà realizzare. Poi devono essere anche insegnanti, cioè devo usare non solo i valori, ma anche saper istruire quando c'è da istruire su qualcosa che le cose non sono chiare. Ci sono moltissime cose che non sono chiare oggi al popolo, perché sono stati istruiti in modo completamente sbagliato. Poi devono essere anche, in un certo senso, medici, cioè anche questi, prendersi cura, come fa un medico, e che cerca di guarire i pazienti. Ora, vi sto parlando di indicatori che dovrebbero tutti insieme, perché sono tutti compresenti nella cura, far capire cosa dovrebbe avere nel cuore un intellettuale. L'intellettuale dovrebbe amare il popolo, dovrebbe amare il popolo come un figlio, dovrebbe amare il popolo come un buon insegnante che educa, un educatore, e come un medico che dovrebbe amare il suo paziente se non lo vuole uccidere, perché per capire qual è la malattia di un paziente, siccome quasi sempre le malattie sono psicosomatiche, e dovrà capire la sua psiche, per capirla dopo capire se il medico è anche terapeuta, se il medico è anche genitore, se cioè si prende cura del paziente, cosa tipo di medicina che oggi è finita. Perché oggi si utilizzano i protocolli, il medico non deve fare niente, non importa del paziente. Il paziente può anche morire, l'importante è che pratichi il protocollo corretto, come è accaduto durante il periodo Covid, dove c'erano le cure domiciliari che avrebbero reso del tutto inutile il ricorso ai vaccini, anzi vietato, e invece si è ricorso all'opposto della cura, a un protocollo che prevedeva vigile attesa e tachipirina. Tachipirina che è un immunosuppressore, cioè un soppressore del sistema immunitario. Allora, questo è quello che ha fatto Speranza con questo tipo di intervento, è un crimine che è costato almeno 140-150 mila vite solo in Italia, ma poi si è diffuso, era il modello che i neoliberisti volevano. Quindi se voi pensate che i neoliberisti vi amino, guardate le vostre vite come sono andate. Pensate che i medici che invece erano veri medici, che si sono terapeuti, genitori, educatori, insegnanti, erano tutte queste cose, hanno messo a punto delle cure domiciliari, che io stesso ho fatto quando mi sono preso il Covid. Io ho 74 anni, sono guarito facilmente. Sono andato in ospedale, sono stato 3 giorni, ma potevo forse non andarci. Perché? Perché mi sono stato seguito a casa.
con i farmaci che ci sono e che i medici, i veri medici, sanno che esistono da molto tempo. Ecco, quindi ecco perché vi sto portando questa tematica, per farvi capire quanto è importante che questa rivoluzione, rivoluzione dello spirito, rivoluzione costituzionale, vada avanti e non ci facciamo fregare, per dir così, dai nazisti un'altra volta. Abbiamo rischiato di perdere la Seconda Guerra Mondiale, adesso rischiamo di perdere la Terza. Ecco, a parte la guerra in cui ci siamo portati dentro, che è del tutto incostituzionale il fatto della nostra partecipazione alla guerra, una guerra come stiamo partecipando adesso. Ecco, allora, poi aggiungerei ancora due figure, quella del prete, cioè la visione spirituale, e quella del politico. Il politico è quello che ha sviluppato l'arte del buon governo della polis. Allora Mauro, vorrei farti una domanda. Come mai ti sei concentrato proprio su questa parola? Cura. Cura. Beh, perché la cura, come sai, fa parte, è una delle quattro gambe del tavolo dell'amore. E in Costituzione, parlando di pieno sviluppo della persona umana, abbiamo detto che il pieno sviluppo della capacità di amare. Quindi il tavolo dell'amore, che è un modello molto semplice per capire come funziona questo misterioso processo che si chiama amore, questa benedizione che c'è se noi la applichiamo e maledizione se invece ce ne dimentichiamo. Allora, il tavolo dell'amore ha quattro gambe, l'eros, cioè l'eros lo capiscono tutti cosa vuol dire l'attrazione nei confronti di un altro essere, quindi la vitalizzazione, la energia vitale che si sprigiona quando siamo interessati a un altro essere umano, che sia un uomo, una donna, come potenziale partner, ma anche può essere un amico, può essere anche fratello, insomma qualunque cosa. L'eros indica che sei vivo, che sei pienamente vivo. La filia è l'amicizia. L'amicizia indica i valori condivisi. Quindi possiamo essere amici se condividiamo gli stessi valori. Se tu sei neoliberista non potremo mai essere amici, perché tu fai parte di uno schieramento opposto al mio. Nel senso che tu quello che vuoi è ottenere la mia disgrazia. Poi ottieni anche la tua, perché è anche quello che non, magari tu sei una persona come me che non ha nessun particolare potere, però tu stai dalla parte di coloro che vogliono usare il potere per opprimere i popoli e io non posso essere amico tuo, cercherò in tutti i modi di risvegliarti se ci riesco. Poi c'è l'agape. L'agape vuol dire l'amore universale, la relazione d'amore universale, tipicamente l'amore cristico, che non si limita alla propria famiglia, nemmeno al proprio paese, ma si riguarda tutti gli uomini del mondo. Ecco, questa l'agape è un fatto nuovo rispetto a quello che era l'amore per i greci. Ecco, per i greci i barbari certo non potevano essere amati, ecco, erano i loro nemici. Con Cristo si arriva al punto che anche i nostri nemici devono essere considerati con amore. Non per assecondare le loro follie, se sono folli, come quelli di oggi, ma per comprendere la differenza tra un amico e un nemico. Del nemico devo cercare di salvaguardarmi, ecco. E se possibile riuscire a risvegliarlo. Ma in ogni caso non devo essere violento, devo evitare ogni forma di violenza. Ok, poi arriviamo a cura. La cura è la quarta gamba, che si chiama anche caris. È per questo che vi ho parlato della cura oggi. Poi, tutte le quattro gambe hanno bisogno comunque di una quinta gamba o di un piedestallo che si chiama coraggio, che vuol dire il cuore aperto, l'apertura del cuore. L'apertura del cuore è indispensabile per l'apertura allo spirito, l'apertura alla comprensione della realtà così com'è. Quindi il coraggio molte persone non ce l'hanno. Vivono pavidamente dentro le loro paure. Si è visto quanto le persone siano impaurite da questo sistema e quanto difficilmente sono pronte a lottare. Non fanno niente, anche per paura. Perché non conoscono, ma non conoscono perché hanno paura di conoscere. E quindi senza coraggio, la coraggio vuol dire anche la capacità di rischiare, di conoscere cose che poi ci fanno cambiare vita e che ci tolgono la nostra zona di comfort in cui crediamo di poter continuare a vivere. Non è così, domani le cose saranno molto peggio di oggi.
Va bene. Quindi, in questo modo, abbiamo spiegato anche quale posto non devono occupare gli intellettuali. Gli intellettuali non devono mai sistemarsi qua, ma devono essere a fianco al popolo. Cioè l'intellettuale ne sa di più del popolo, ma per questo si deve prendere la responsabilità di formare il popolo in modo che più persone conoscono le cose che sa lui. Per far questo deve amare il popolo al punto che è disposto a dedicare molto tempo a rendere sempre più semplice il proprio discorso, quindi andare all'essenziale, quindi togliere tutto quello che è complicato e inutile. Ecco. Oggi gli intellettuali purtroppo stanno proprio qui, nel senso che parlano soprattutto tra loro in modo complicato, il popolo rimane tagliato fuori. Allora Mauro, abbiamo ascoltato con interesse tutto quanto ci hai detto. E la domanda che ti vorrei fare per concludere sì. è questa. Noi come comuni cittadini, cosa possiamo fare affinché si possa attuare una politica costituzionale? Quindi una politica basata sull'amore e su tutti i principi di cui ci hai parlato. Vabbè, innanzitutto è ovvio che bisogna evitare di dare il voto a questi criminali. E quindi l'unico voto possibile è questo. Chi in questi anni si è posto in alternativa al liberismo e si è posti dalla parte della Costituzione. Ok. Quindi. E cosa potete fare poi voi come singoli cittadini? Ma porca miseria, per esempio questo video potreste anche diffonderlo. Okay. Far finta di niente, diffonderlo. Magari vi piacerebbe di più, anziché diffonderlo, mangiarvi una pizza subito, ma invece soffrite per 10 secondi, fate un click, anche perché magari una pizza è l'ultima che vi mangiate fra un po', ma se non riusciamo a risolvere questo problema, è chiaro che il progetto dei neoliberisti per noi non è un bel progetto. Si parla di morte di gran parte della popolazione ed è per questo che si arriverà a una guerra nucleare. Insomma, le cose che ci aspettano sono veramente terribili e quindi sostenere questi partiti più piccoli e sostenerli anche con quello che vi sto dicendo adesso, fare pressione affinché facciano loro a loro volta, si facciano promotori di una formazione personale senza la quale l'accordo è difficile o impossibile, quindi se anche entrasse in Parlamento poi cosa fanno dopo? Quindi potete promuovere anche questo mandando messaggi a questi partiti, ai dirigenti, ai vari eccetera. Allora, abbiamo parlato di una società suicida e di una società costituzionale che invece privilegia il lavoro sul capitale. Qui il capitale è in alto e il lavoro viene sacrificato al capitale. Qui invece il capitale si mette al servizio del lavoro. Allora, volevo dire qualche parola in più sui primi articoli della Costituzione per ampliare, per rendere poco più comprensibile quello che abbiamo detto fino adesso. Ci torneremo varie volte nei prossimi giorni, vi accompagnerò penso fino alle elezioni, ogni volta che posso di mandare un video che potete condividere, quindi quello che non è comprensibile oggi sarà comprensibile domani, dopodomani, perché abbiamo solo detto alcune cose, ce ne sono molte altre ovviamente. Comunque almeno questo volevo aggiungerlo oggi. Ed ecco, questo. Allora l'articolo 1, che tutti dovrebbero conoscere, perché insomma anche uno che non legge molto il primo articolo di solito ce la fa. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ecco. Ora, certo, che significa? Che il lavoro è posto al primo posto e il capitale è in funzione del lavoro. Ma questo vuol dire anche che viene attuato il secondo comma dell'articolo 1, cioè che la sovranità appartiene al popolo. Quindi dobbiamo legare due cose, sovranità popolare, cioè vera democrazia, e lavoro. E adesso ve le dico così. È una cosa che non molti capiscono. Cioè la democrazia e il lavoro non possono essere disgiunti, perché la democrazia c'è se il lavoro è al primo posto. Perché se al primo posto ci mettiamo il capitale, allora il lavoro va a finire regolarmente qua.
E quindi i lavoratori si impoveriscono e i ricchi si arricchiscono. Ora, la Costituzione prevede invece la democrazia fondata sul lavoro, e questa sì che allora c'è sovranità popolare. Quindi sovranità vuol dire non dipendere da nessuno, non dipendere dai mercati, non dipendere dallo spread, non dipendere da tutte queste cose. Sovranità vuol dire paese che mette al primo posto il lavoro, e allora diventa un paese democratico. Ora, vi ho detto che per capire la Costituzione bisogna sempre tener conto dell'articolo 3, e infatti il lavoro in base all'articolo 3 non è quella, diciamo, quel peso che le persone devono portare oggi sulle spalle. Se l'idea è fondata sul lavoro non mi piace, vorrei che fosse fondata su qualcos'altro. Su cosa vuoi fondarla? Sul capitale? Ecco, fondata sul lavoro in Costituzione non vuol dire che allora chi lavora dovrà soffrire come oggi perché fa dei lavori faticosi, inutili o addirittura dannosi e raramente creativi, raramente lavori in cui la creatività è al primo posto, la realizzazione personale è al primo posto, perché il lavoro in Costituzione è un contributo alla comunità e nello stesso tempo un modo per realizzare se stessi. Cioè per realizzare, perché è un contributo alla comunità? Perché? Perché io voglio donare il mio lavoro in quanto io ho ricevuto tutto dalla comunità. Ho ricevuto la lingua, ho ricevuto l'educazione, ho ricevuto il benessere che mi è stato garantito, tutte le libertà che mi sono state garantite fino ad oggi. E quindi io voglio dare a questa comunità il mio contributo. Voglio darlo e mentre do il contributo cerco ovviamente le cose che mi sono più congeniali. Perché se voglio dare il contributo mio nell'ambito della politica mentre sono negato a farlo, non faccio bene, devo realizzarmi. Per realizzare dovrò scegliere qualcosa per il quale ho talento. Quindi è anche la realizzazione di se stessi, realizzazione del proprio talento e contributo alla comunità. Ora capite che come si considera oggi il lavoro è tutto l'opposto. E infatti io lo dico, il lavoro non c'è più, ancora sentivo oggi una vergognosa, ma sono tutte vergognose, trasmissione di prima pagina e poi di tutta la città ne parla, in cui si diceva che si è fatta un'indagine per vedere il lavoro dei giovani, che difficoltà hanno sul lavoro, è un'indagine per capire come mai. Allora, ma non si è fatta una parola su queste cose di cui vi sto dicendo. Si dà per scontato che il neoliberismo deve andare avanti, e allora si dovrebbe, se sei un minimo capace di ragionare e non sei totalmente corrotto, allora devi dire le cose che in questa situazione non si potrà mai esserci che i giovani realizzino le loro aspettative. È ovvio che quindi dei laureati andranno a fare il lavoro dei precari, che i laureati precari sarà la regola. E come mai? Non c'è bisogno di fare un'indagine, si sa già dal progetto, basta leggersi quel progetto lì. Quindi chieda a questi che si credono intellettuali di andarsela a leggere, se non l'hanno letto, e colmare la loro enorme ignoranza, oppure se sono corrotti, vabbè, quello non c'è niente da fare. Se sono corrotti andranno avanti perché loro non gliene importa nulla. Ecco. Allora, la società creata dalla Costituzione fondata sul lavoro è una società costituzionale in cui dappertutto si cerca l'accordo, anche nel mondo del lavoro, perché l'imprenditore vuole bene ai suoi dipendenti e i dipendenti vogliono bene all'imprenditore, perché ognuno dentro l'impresa fa il meglio possibile per fare il bene di tutti. Quindi sono imprese in cui si sta volentieri, perché si diventa amici dei propri dirigenti e i dirigenti diventano amici dei propri dipendenti. E questa, poi naturalmente, questa impresa non sarà un'impresa che produrrà cose tossiche, inutili, velenose o semplicemente inutili, ma produrrà le cose più importanti per il nostro paese. Quindi capite bene che in questo modo si porrà fine ai privilegi, alle prevaricazioni, ma si porrà anche inizio finalmente a un'economia che non sia totalmente stupida come quella di oggi. Perché noi abbiamo oggi un'economia che distrugge le risorse del pianeta e non crea ricchezza nei cittadini. Più stupidi così non si può essere. Ok. Poi, facendo un accenno all'articolo 4 della Costituzione,
la sintesi prevede la piena occupazione e quindi che le imprese siano aiutate, che le imprese pubbliche siano fondamentali nel nostro paese, mentre invece ovviamente è totalmente proibita l'attività speculativa di multinazionali, banche e così via, le quali speculano su chi? Sui lavoratori. Ecco. Quando parliamo di sovranità popolare, ve l'ho detto, democrazia e lavoro e sovranità si tengono insieme, la sovranità popolare, la sua popolare, comprende al suo interno per forza di cose la sovranità monetaria. Bene, la sovranità monetaria, grazie agli amici neoliberisti, ce la siamo giocata nel 1981. E dal 1981, poco dopo la morte di Moro, che si è avuto la vera e propria svolta neoliberista. E da quel momento, infatti, ci sono stati problemi sul lavoro, sulle famiglie, sulle piccole imprese, le imprese pubbliche, la sanità e la scuola. Ma poi soprattutto con l'entrata in vigore dell'euro, cioè con i trattati europei, dove ci siamo vincolati a garantire che noi ci atteniamo alle politiche neoliberiste di distruzione del lavoro, distruzione delle imprese, distruzione delle famiglie, distruzione della sanità e della scuola. Quindi io vi chiedo di informarvi perché queste cose sono documentatissime, non sono oggetto di discussione. Poi ci sono quelli che sono ignoranti che fanno presto a imparare e poi ci sono quelli corrotti, ma quelli corrotti li dobbiamo sapere dove devono andare a risiedere, devono andare all'ergastolo. Non devono stare fuori a governare e a pontificare su che cosa è giusto e cosa è sbagliato per questo paese. Deve proprio finire questa storia. Un'ultima cosa, l'agenda Draghi. Oggi ho sentito qualcosa sull'agenda Draghi che era veramente da far ribrividire. Pensare che sì, l'agenda Draghi prevedeva, insomma, nella sua, che ci dovevano essere i contributi al lavoro, no? E però questi contributi al lavoro erano talmente miserabili che nessuno si sentiva di sottoscrivere una simile agenda. E, se non ricordo male, la cifra era 10 euro ogni tre mesi per ogni 500 euro di guadagno di lavoratore. Quindi praticamente il lavoratore che prendeva questi soldi, naturalmente al netto sono meno di 10 euro, potrebbe essere 2-3 euro al mese. Ecco, allora capite, quando si dice che questo è un contributo al lavoro, chi si sta prendendo in giro? Anzitutto si sta prendendo in giro la specie umana, perché si fa credere che la specie umana sia destinata alla totale stupidità. Ma noi possiamo risvegliarci, santo cielo, ed è quello che qui vi invito oggi. Grazie.